Bentornato nel mio canale YouTube. Sono entusiasta di incontrarti di nuovo. I tuoi segni sono brillanti o delusi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è venerdì 6 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Bilancia. Hanno ragione i Celti, inizia l'autunno. Ma allora avevano ragione i Celti, che dall'1 grado agosto si consideravano già in autunno. Guardate come piove sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiuse novella, piove sulla favola bella, che mi illuse, che oggi di illude direbbe d'annunzi. Con ragione, perché di delusione si tratta, con Venere e Marte imprigionati in dodicesima casa e la Luna malinconica in quadratura. La persona che avevate idealizzato fa le valigie e se ne va, portandosi via tutto il sole e il sapore di questa vacanza, che all'improvviso vi appare con un soggiorno nella ghenna. Fa testo l'ombrello col quale tentate di ripararvi dall'acquazzone. Magari quel famoso primo temporale d'agosto che rinfresca il bosco e anche se fuori splende il sole, la pioggia è tutta interiore e odora di malinconia. Anche su questa vacanza emotivamente ci avete investito parecchio, ma col passare dei giorni vi accorgete che non state realizzando granché. Alcune coppie potrebbero vacillare o si potranno addensare nubi tra i partner. Alcune scelte che si faranno si riveleranno sbagliate. Si cerca di imporre il proprio punto di vista soprattutto in amore, questo provocherà della crisi. Oggi lasciatevi andare e cogliete il momento, in fondo si vive solo una volta. Diffidate da chi vorrebbe vendervi qualcosa a tutti i costi o da chi vi farà offerte che appaiono particolarmente vantaggiose. Se decidete di rifiutare fatelo comunque con tatto e delicatezza, ma con fermezza. Si tratta ora di dare più visibilità alle vostre opinioni, cercate di spiegarle meglio e con più tatto rispettando tutti. Per qualche motivo strano pensate che un chiarimento con il vostro ex non potrà mai esserci, e invece alcuni di voi potranno averlo presto, molto presto, prima anche di quando pensiate. Sentirai il bisogno di isolarti, di riflettere. Gli altri non ti capiranno. Ma non è necessario che lo facciano, basta che tu hai fiducia in quello che fai. Forte tensioni in famiglia, sul piano economico sarete chiamati a sacrifici ulteriori. Non esitate a tagliare spese inutili o che potete comodamente rinviare. Datti da fare con ottimismo e fiducia. Intuito perfetto. Soddisfazioni dai figli. Se siete intenzionati a chiedere un prestito o un mutuo, vagliate e valutate più proposte possibili. Non abbiate timore di spendere il tempo necessario per valutare la vostra situazione alla luce del prestito o del mutuo che richiederete. Troppo tempo al computer vi farà perdere la bussola, rischiate di sentirvi depressi e potreste affrontare malvolentieri le vostre giornate. Meglio utilizzare meno il computer. Oggi il vostro fisico, il vostro lato sentimentale e quello razionale sono in perfetta sincronia, facendo in modo che questo sia il giorno perfetto per iniziare un'attività fisica. Le stelle in questa giornata vi sono favorevoli nel campo sentimentale, quindi non perdete altro tempo, basta temporeggiare su qualcosa che ormai è deciso e già scritto. Farete colpo sotto molti aspetti, non solo lavorativi. Non mancheranno le soddisfazioni nel lavoro e le occasioni per migliorare la situazione attuale. Fase planetaria discreta con il Sole e Mercurio nel segno del Leone a innalzare i vostri entusiasmi specie se siete nati nella prima e nella seconda decade bilancina. Oggi giornata in amore nella quale dovete evitare complicazioni perché sono ore molto delicate. Sul lavoro non fatevi il sangue amaro senza motivo. Non c'è bisogno di prendervela per ogni cosa o se qualcuno non è d'accordo con voi. Possibili contrattempi a causa della luna dissonante, serve cautela. Cari Bilancia, in amore evitate le complicazioni fino a domani sera e sul lavoro non lasciate che la rabbia vi ribollisca dentro. Imparate a prendere le cose più sotto gamba. Qualche contrattempo in vista a causa di una luna dissonante. Anche se le vostre intenzioni potrebbero essere buone e perfettamente lecite, qualcuno non la prenderà nel verso corretto. Sarete costretti a spiegare più volte la vostra posizione e non è detto che alla fine comprendano il vostro discorso. Purtroppo ci sono momenti nei quali è bene ritirarsi,
lasciar perdere ed abbandonare completamente un'idea. In particolare, oggi dovrete abbandonare l'idea di conoscere più approfonditamente una persona, che non è in grado di ascoltare. Luna malmostosa allo zenite, Marte imbronciato in dodicesima casa, con queste credenziali non aspettatevi una giornata da vincenti e neppure nei livelli della normalità, inconcludenti su lavoro, lunatici in casa. Anche in vacanza ve ne state imbambolati, guardando gli altri che si divertono e chiedendovi tra voi e voi come diavolo facciano a trovare piacevole questa situazione. Amore ed Eros, amore nelle retrovie, se era un flirt vacanziero ve lo siete già lasciati alle spalle, se Cupido non si era presentato prima delle vacanze non si presenta nemmeno ora, bella forza, con quell'aria imbronciata non avete nemmeno charme. Per le coppie più o meno coniugate la pietra dello scandalo è la suocera, eravate così contenti al pensiero di allontanarvi di chilometri per le vacanze. E invece viene a farvi una visita a sorpresa ovunque siate, anche all'altro capo del mondo. Se sei riuscito, pur tra mille difficoltà, a frenare la natura impulsiva nei confronti di una persona specifica, ti sentirai appagato. L'approccio frenetico all'amore, oggi, non avrebbe funzionato. Saturno, pianeta vostro nome tutelare, si mostra ben disposto per voi nella sua posizione celeste in questa giornata di inizio agosto. È possibile che alcuni vostri atteggiamenti troppo rigidi incidano negativamente sul rapporto di coppia facendovi apparire prepotenti o dominatori con il vostro atteggiamento un po' giudicante. Sappiate recuperare attraverso il vostro tipico senso dell'umorismo e la simpatia che sempre vi contraddistingue l'affetto con la vostra dolce metà. Se festeggiate il compleanno dal 14 al 18 di ottobre una passione rara vi incendia invece i sensi, Giove dal segno di aria dell'acquario, adesso vostro fidato alleato, è il pianeta giusto che vi apre a un'occasione d'oro, da non lasciarsi decisamente sfuggire. Lavoro e denaro, ancora tante incombenze da chiudere e nessuna voglia di mettervi mano, finirà che vi toccherà rimandare una partenza oppure ve ne andrete alla chetichella, lasciando un sacco di incombenze inevase. Ma poi il capo chi lo sente? Voglia di fare nulla, eppure ne avreste di cose da fare, ma quando vi alzate di luna storta e qualcosa emotivamente non gira, nulla da fare. Tanto vale dormirci su, come sottolinea la chiusa di Via Col Vento, dopotutto, domani è un altro giorno. Potrete essere irritati da qualcosa di non risolto in ufficio. Le stelle consigliano di evitare discussioni, tutto si sistemerà per il meglio nei prossimi giorni. La vostra tipica tendenza a sminuizzare il denaro disperdendolo in tante piccole e frivole spese inutili, trova oggi una buona possibilità di espressione nel vostro comportamento. Giove in acquario vi ha riempito la borsa di cospicui introiti, ma cercate anche di sapervi tenere un po' di questi denari da parte, per quando le vacche saranno magre. Benessere, giù di corda e quando l'umore non gira anche il fisico fatica a carburare. Non è certo strano sentirsi così stanchi a ridosso di una meritata vacanza, ma è proprio questo il punto. L'incombenza della partenza, la preparazione dei bagagli, voi la soffrite all'inverosimile. Pensateci nel weekend. Oggi apparite allegri, effervescenti, qualcosa vi è girato bene ma non volete dirlo agli altri. Per dare sfogo alla vostra gioia innescata da un motivo tenuto segreto, organizzate qualcosa con gli amici. Per lei, l'ennesima discussione con la suocera che non demorde nemmeno a centinaia di chilometri vi amareggia, inutile tentare una via diplomatica, meglio ignorarsi a vicenda. Per lui, in ansia per la sorte delle vostre finanze, l'occupazione, il virus, seguite con ansia i telegiornali. Calmatevi, altrimenti oltre ai problemi concreti un domani arriveranno anche quelli psicologici, oltretutto i più difficili da risolvere. Colore delle emozioni, caramello. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.